10 in 10 in 10, perché magari dopo aver scritto il codice io mi accorgevo di voler aggiungere un'istruzione. Per esempio, volevo aggiungere un'istruzione tra la 20 e la 30. Avendo lasciato 10 numeri liberi, potevo aggiungere delle nuove istruzioni, ok? Quindi abbiamo usato questo trucchetto appunto per aggiungere quei nuove istruzioni.